Ragazzi, nuovo video, oggi andremo a vedere quante proteine andare a mangiare. Allora, dobbiamo distinguere sicuramente l'aspetto del cut dall'aspetto del bulk, però in realtà non voglio essere così netto. Cerchiamo di capire, innanzitutto il fabbisogno proteico è relativamente basso, perché si parla addirittura di uno 0,3 grammi per chilo di peso corporeo in soggetti sedentari. Quindi per sopravvivere, per soli scopi di sopravvivenza, veramente non servono così tante proteine. Normalmente si consiglia un quantitativo che va dagli 0,8 grammi per chilo di peso corporeo fino, nel caso dello sportivo, a 1,5 grammi. Questo è un po' lo status quo da un punto di vista di scuola dell'alimentazione e nutrizione umana, perlomeno qua in Italia. E in effetti non è insensato come discorso, perché dobbiamo sempre considerare che di base le proteine hanno un ruolo di riparazione muscolare. E anche se facciamo bodybuilding, quindi abbiamo e attiviamo dei processi catabolici molto importanti nel nostro tessuto muscolare, realmente non è che servono così tante proteine in più per andare a riparare il muscolo. Quel che mi serve è una soglia di proteine base che è necessaria per la mia sopravvivenza e poi il surplus per, tra virgolette, riparare il muscolo. Quindi veramente in questo grammo per chilo di peso corporeo, grammo e mezzo, quel che è, ci stiamo perfettamente secondo queste logiche. Ora però a questo si aggiunge un fattore, ossia che le proteine hanno anche un impatto da un punto di vista di regolazione ormonale e di proteosintesi nel nostro corpo, ossia hanno un impatto anabolico nel nostro organismo, favoriscono da una parte la riparazione muscolare, il ritmo di riparazione muscolare, e dall'altra favoriscono la creazione di nuovo tessuto muscolare, quindi la sovracompensazione. E questo si è visto essere vero fino ai 2,2-2,5 grammi per chilo di peso corporeo, ok? Quindi sostanzialmente salire fino a 2,2-2,5 grammi di chilo di peso corporeo può essere interessante, perché nel nostro quadro alimentare andremo a dare un input anabolico aggiuntivo. Stare oltre, quindi 3 grammi, 4 grammi, non dà questi vantaggi ed anzi è dannoso. Dannoso perché le proteine hanno un impatto negativo da un punto di vista gastrointestinale, negativo sulla digestione, tendono a creare un impatto putrefattivo, tendono a creare un ambiente putrefattivo, di nuovo a livello gastrointestinale, e questo è il motivo per cui molte persone che spingono le proteine anche a 300-400 grammi, una cosa che abbiamo visto su molti atleti enhanced per esempio, basta riportarli a proteine basse e migliorano e risolvono tantissimo i problemi gastrointestinali. Questo soprattutto considerando che andiamo a compensare quella variazione calorica con i carboidrati. Quindi non serve realmente spingere così tanto di proteine, perché in quel caso andremo a creare più danni che altro. Quindi dal mio punto di vista il quantitativo ideale, base standard da cui partire, è più o meno 2 grammi e mezzo per chilo di peso corporeo, considerando che ci sono degli elementi di antinutrienti, considerando che dobbiamo considerare tutte le proteine, quindi quelle anche derivanti da fonti non nobili, quindi magari qualche amminoacido risulterà limitante nel corso della giornata, eccetera, eccetera. Ok, quindi diciamo 2 grammi e mezzo per chilo di peso corporeo, che per un atleta di 80 kg sono neanche 200 grammi di proteine, ok, più o meno sono 200 grammi di proteine. 80 kg, 160, sì, 200 grammi di proteine. Quindi siamo più o meno là. Questo secondo me è il buon punto di partenza. Ora, ci sono determinati casi in cui conviene scendere leggermente da un punto di vista di proteine. E questo caso si ha quando vogliamo spingere di più, in fase di cut, su altri macronutrienti, in particolare sui carboidrati. Quindi il paradosso è che io personalmente non credo in fase di cut di aumentare le proteine, le mantengo generalmente sempre fisse, a 2 grammi e mezzo, come in fase bulk, tra l'altro promuovono la sazietà, quindi danno un bel vantaggio da questo punto di vista. Però viceversa, in fase di cut, quello che tendo a fare è, in alcuni contesti, vado a diminuirle. Questo avviene generalmente quando l'atleta risulta vuoto, ha difficoltà bene o male a tirarsi e c'è un crollo da un punto di vista metabolico. Ipotizzate che scendete di calorie, scendete di calorie, a un certo punto raggiungete uno stallo, ok? I carboidrati sono bassi e questo vuol dire che tendenzialmente tutti i sistemi di adattamento del vostro organismo stanno rallentando il motore. Quindi tutti i processi di, in qualche modo, metabolici e di perdita di grasso sono fortemente rallentati. Oltre a questo, le riserve di glicogeno veramente sono quasi esaurite, quindi siete flat, non spingete bene in palestra, non avete pump, insomma una situazione che non è assolutamente ideale. Ora, molti aumentano il cardio, aumentano il NEAT, aumentano l'allenamento, diminuiscono grassi o carboidrati. Ora, dal mio punto di vista, una mossa intelligente è quella, anche se per un periodo breve, di diminuire le proteine e colmare questo gap con i carboidrati.
quello che avverrà sarà di non compromettere il tessuto muscolare assolutamente, perché i carboidrati vedeteli come se fosse un substrato di difesa, anche perché lo faremo per un periodo abbastanza breve, però l'input calorico più o meno sarà quello, se non leggermente superiore, sarà molto più a carico dei carboidrati che andranno a sovracompensare il glicogeno e in qualche modo riattiveranno il motore. Riattiveranno il motore da un punto di vista metabolico, perché gli ormoni tiroidei e in generale il metabolismo è fortemente collegato, più che con le calorie, con l'input glucidico. Ripristineranno le riserve di glicogeno muscolare, quindi il miocita sarà più carico di acqua anche, quindi sarà un miocita più anabolico, e da questo punto di vista tamponeremo eventuali input catabolici, e quindi sostanzialmente, paradossalmente, io lo vedo sui ragazzi, si tende a ricominciare a dimagrire, si tende a ricominciare a perdere grasso, ok? E da là le risposte sono due: o è una situazione acuta in cui, ok, ricominciamo a perdere grasso, poi continuiamo a scendere, a creare deficit magari dal cardio o dall'allenamento o tutto il resto, oppure si attiva un processo che è una situazione molto più probabile. Se leggete il mio log su Rhino Nation, è quello che è successo a me, si attiva un processo tale per cui il motore inizia a girare così forte che sostanzialmente dobbiamo continuare ad aumentare, quindi il peso inizia a calare molto, aumentiamo il filo carboidrati, cala ancora di più, aumentiamo i carboidrati, cala ancora di più, e si ottiene quell'effetto di reverse diet di cui ho parlato. E questa è una delle classiche, dei classici scenari in cui andiamo a effettuare una reverse diet. Quanto scendere di proteine? Dal mio punto di vista scendiamo orientativamente su 1,5 grammi, qualcosa del genere, eventualmente pure 1 grammo. Se vogliamo aumentare ancora di più i carboidrati, scendiamo di grassi e di nuovo colmiamo quel gap calorico con i carboidrati. Ok, questo ci darà la possibilità di salire tranquillamente sui 300-400 grammi di carboidrati anche in questa fase di cut. Ora, detto questo, quindi ricapitolando, proteine più o meno sempre sui 2,5 grammi, ok, orientativamente in fase di bulk come fase di cut, in determinati casi posso scendere a 1,5 grammi volendo fare questo switch, che è un qualcosa molto interessante. Ci sono persone che addirittura scendono togliendo del tutto le proteine e avendo soltanto carboidrati, cercando di fare una detox, o comunque inserendo soltanto amminoacidi. Dal mio punto di vista non c'è bisogno di essere così estremi, non ne vedo realmente le motivazioni, anche perché di nuovo le proteine hanno un input anabolico, quindi andarle a annullare del tutto non è esattamente sensato. Se abbiamo forti problemi digestivi possiamo scendere anche un po' di più, magari 1 grammo, però di solito 1,5 grammi i problemi digestivi se ne vanno del tutto, perché è un quantitativo che è perfettamente tollerabile dal nostro sistema gastrointestinale, a meno che non abbiamo creato altri casini, per cui più o meno questo è. Le proteine andrebbero ripartite in maniera uniforme su tutti i pasti, tranquillamente, non c'è bisogno di fare timing né niente, e inserite anche nel vostro intra-workout. In questo caso vi consiglio di utilizzare un idrolizzato proteico con un alto grado di idrolisi, quindi una alta componente di D e tripeptidi che sono, utilizzano e sfruttano dei carrier preferenziali che sono anche più veloci, quindi degli stessi amminoacidi in forma libera, e ci danno, il fatto di utilizzare delle idrolizzate ci dà un pool amminoacidico completo, che è un vantaggio non da poco. Io personalmente utilizzo le AlphaTech della Yamamoto, che sono le proteine idrolizzate del salmone, che hanno un grandissimo grado di idrolisi e una fortissima ritenzione d'azoto, quindi sono veramente ottime da questo punto di vista e logicamente pesano pochissimo a livello gastrointestinale, quindi inseritele anche nel vostro interworkout, che è il momento in cui il muscolo tende a prenderle e captarle più, e ovviamente consideratele nel vostro input giornaliero. Se dovete effettuare un timing, magari scaricatelo un pochetto nei pasti un po' più ricchi di carboidrati, sempre per un problema digestivo, quindi magari nel vostro post-workout mangiate due etti e mezzo di riso o comunque l'equivalente in carboidrati con un'altra fonte, state soltanto sui 30 grammi di proteine totali, ok? Non aggiungetene troppo, sempre per non avere troppa mole di cibo e gestire al meglio le fonti che andate a mangiare. Ragazzi, questo è tutto per questo video su quante proteine assumere. Qua sotto tutte le domande, le critiche, sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.